Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale di Toscana TV. Il mondo del calcio, ma più in generale tutta Firenze, sono in lutto. È morto oggi pomeriggio il direttore generale della Fiorentina, Gioe Baroni. Ricorderete, era stato colpito da un infarto domenica, poco prima della partita che la Fiorentina avrebbe dovuto giocare a Bergamo contro l'Atalanta, partita che poi è stata sospesa e rinviata. Gioe Baroni da quel momento era ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. Purtroppo però le sue condizioni erano troppo gravi e non ce l'ha fatta. Ci colleghiamo ora con Dario Baldi, che è da Milano, che in questi giorni ha seguito appunto tutto quello che è successo al San Raffaele. Dario. Ciao Claudio, sì, oggi è stata la giornata che non volevamo vivere, o meglio quella che non volevamo raccontare, quella dove appunto abbiamo dovuto invece raccontare della morte di Gio Barone, come giustamente dicevi tu. Per riassumere quello che è successo, è stata una mattinata di grande via vai per quanto riguarda i membri della famiglia, appunto Barone, la moglie Camilla e i figli Gabriella, Salvatore, Giuseppe e Pietro, che oggi ha fatto arrivare appunto al capezzale di suo padre nel giorno di San Giuseppe anche il piccolo nipotino di Gio Barone, Giuseppe Tommaso. Ecco, nel pomeriggio poi intorno alle 13:30 la famiglia ha lasciato il nosocomio milanese e poi alle 15:35 è stato pubblicato il comunicato da parte di ACF Fiorentina. Fin da subito grandi ovviamente attestati di cordoglio e di stima nei confronti del dirigente Viola che ha lasciato invece appunto Milano e la terra lombarda che l'ha visto volare in cielo intorno alle ore 18 con il feretro in direzione di Firenze. Tra le prime società appunto a esprimere il cordoglio alla Fiorentina è stata proprio l'Atalanta, che ricordiamo l'ha accettato fin da subito il rinvio della partita, capendo le gravi situazioni sanitaria del direttore generale della Fiorentina. Ecco, per salutarci ricordiamo che era rimasto insieme a Gio Barone fino alla fine Luca Pengue, di medico sociale della ACF Fiorentina. E da Milano per stasera è tutto. Non avremmo voluto parlare di calcio in questi giorni, invece abbiamo raccontato una notizia tragica che ci addolora molto. Grazie mille Dario, anche per il lavoro che hai fatto in questi giorni. Ora invece andiamo al bagno a Ripoli, al Viola Park, dove sarà allestita la camera ardente. C'è per noi Giulio Falciai. Ecco Giulio, che clima si respira? Sì, buonasera Claudio, buonasera a tutti. Ovviamente il clima che si respira, ve lo potete immaginare, qua al Viola Park, dove tra poco è atteso il feretro del direttore generale della Fiorentina, Gio Barone. Arriverà poco dopo le 21, essendo partito circa un'oretta fa da Milano, dal San Raffaele, dove appunto ha passato le ultime ore della sua vita, il dirigente Viola. Ti dico però che qua è già presente qualche tifoso, sono presenti tanti genitori dei piccoli, dei pulcini della Fiorentina, perché si stanno allenando per quanto riguarda invece la giornata di domani. Non sono previsti allenamenti dalla prima squadra ai pulcini. Cosa è previsto però nella giornata di domani? Andando per ordine, alle prime luci dell'alba arriverà all'aeroporto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, direttamente con un jet privato dagli Stati Uniti. Con lui ci sarà la moglie Catherine, ci sarà anche qualche statunitense di Gio Barone e ci sarà anche qualche dirigente dell'azienda di Commisso e Gio Barone, ovvero della Mediacom. Poi dalle 9 di mattina alle 21, proprio qua al Viola Park, al centro sportivo della Fiorentina, sarà allestita la camera ardente per fare l'ultimo saluto al direttore della Fiorentina, quindi un'intera giornata per salutare sia per i tifosi, amici e addetti ai lavori. Per quanto riguarda invece la situazione qua al Viola Park, ci sono le bandiere a mezz'asta, c'è all'interno dello stadio della Fiorentina, qui al Viola Park per l'esattezza allo stadio Curva Fiesole, nel maxi schermo sono state trasmesse, come potete vedere anche dalle immagini, delle foto, più foto, diverse foto del direttore della Fiorentina,
che appunto ricordano tutto quello che ha fatto qua a Firenze, la sua avventura viola. Poi la salma del direttore sarà spostata a Pozzallo, alla città natale in Sicilia, in provincia di Siracusa, la città natale di Gio Barone. Poi invece il sabato sarà fatta anche una messa in suo ricordo organizzata proprio dal sindaco di Pozzallo. Poi ci sarà la partenza della salma verso gli Stati Uniti, nella sua, appunto, dove ha vissuto il dirigente Viola poco prima che nel 2019 la Fiorentina venisse comprata da Rocco Commisso, e proprio negli Stati Uniti si terranno i funerali. Perfetto, grazie mille Giulio. Ma vediamo chi era Gioe Barone nella scheda preparata da Gabriele Caldieron. Avrebbe compiuto 58 anni domani il direttore generale della Fiorentina Gio Barone, che si è spento purtroppo dopo una lunghissima lotta all'ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dalla giornata di domenica. Barone ha subito il malore in albergo prima di recarsi allo stadio per Atalanta-Fiorentina, in programma domenica alle 18. Dopo il ricovero e la speranza di un miglioramento, non ce l'ha fatta, lasciando la moglie Camilla ed i figli. Gio Barone nasceva a Pozzallo il 20 marzo 1966, trasferendosi con la sua famiglia a Brooklyn negli Stati Uniti all'età di 8 anni. Dopo aver terminato gli studi e aver lavorato in un istituto bancario, ha incontrato Rocco Commisso iniziando a lavorare nella Mediacom. Nel 2017, spinto anche dalla sua grande passione per il calcio, occupa il primo posto dirigenziale, diventando vicepresidente del New York Cosmos. Dal 2019 il ritorno in Italia, diventando direttore generale della CF Fiorentina, contribuendo con Rocco Commisso all'inaugurazione del Viola Park nell'ottobre 2023. Barone, carattere ruvido e mediterraneo in perfetto stile italiano, si incastrava perfettamente nel pensiero dei tifosi della Fiorentina, tra critiche, risposte ficcanti e grandi gesti d'amore per la squadra, che seguiva sempre davvero e proprio factotum, il megafono nella lotta politica assieme ai tifosi per lo stadio, il coro della curva Fiesole a lui dedicato, il saltare a chi non salta è bianco-nero, il giro di campo con Agnelli negato anche per 2 miliardi di dollari, il già citato Viola Park, la stima con Daniele Pradè, Iachini, Vincenzo Italiano, i cross a Moena a piedi scalzi, quel feeling stretto con Dodò, l'ingresso in Lega Calcio, le tante presentazioni con i nuovi giocatori della Fiorentina, il suo modo di intraprendere relazioni con la stampa ed avere attenzione su tutto, da one man show, dalle cose apparentemente più lontane a quelle invece più vicine, il calciomercato, le idee, il nuovo logo con la V e quel progressivo avvicinamento alla storia gigliata, comprendendone l'importanza per Firenze, le due finali di Coppa Italia e di Conference League perse, la lite con un tifoso fuori dal Franchi dopo un pareggio con l'Empoli. Io sono Giuseppe Barone, te chi sei? Ma si sa, a Firenze apprezza più un uomo sincero che un'acqua cheta. Barone lascia un grande vuoto per via della sua reale onnipresenza ogni qualvolta si parlasse di Fiorentina, e fa seguito ad un'altra tragedia recente per la società, la scomparsa di Davide Astori, anch'esso caduto a marzo, 6 anni fa. Come per Cesare Baretti e Mario Cecchigori, il calcio e la vita rimandano al consueto insegnamento, brutale nell'oggi e di speranza nel domani. Si deve andare avanti, the show must go on, in un modo o nell'altro. Commisso è chiamato a riprendere in mano il ruolo che aveva affidato al suo uomo di fiducia, che con grande responsabilità dovrà affidare a qualcuno che dovrà essere come Gio Barone. Sincero, verace, attento, pragmatico, razionale ed emotivo, nel bene e nel male. La città si prepara adesso ad un altro grande lutto, con rispetto e passione, con la sciarpa viola al collo ed i consueti striscioni, che da vessilli, orgogliosi e di speranza, adesso sono di lacrime e consolazione. Buon viaggio, Gio.
E naturalmente sono stati moltissimi messaggi di cordoglio per la morte di Gioia Barone dal mondo del calcio, ma non solo. Ci lascia un combattente sincero, ha scritto il sindaco di Firenze Dario Nardella, che domani mattina anticiperà il suo rientro da Bruxelles proprio per recarsi alla Camera Ardente al Viola Park. Il sindaco di Bagnaripoli, Francesco Casini, ha invece ricordato proprio gli anni di lavoro insieme per il Viola Park, nato grazie alla sua tenacia. Ci lascia una persona per bene, appassionata e innamorata di Firenze e del calcio, ha scritto sui social Matteo Salvini, che aveva incontrato Barone al Viola Park poche settimane fa. Ciao Gio, sei stato un amico vero, è il saluto che Matteo Renzi ha affidato a X, mentre il presidente della regione Gianni ha ricordato l'energia e la passione di Gioia Barone per il calcio e per la Fiorentina, e profondo dispiacere è stato espresso dal ministro per lo sport a Bodi. Lo stadio era il suo pensiero fisso, ha detto. Di dedizione alla città ha parlato invece il cardinale di Firenze Bettori. E chiudiamo qui questa ampia pagina che abbiamo dedicato alla notizia d'apertura, la morte di Gioia Barone, e ci spostiamo invece a Prato perché è iniziata la campagna elettorale e il candidato del centrodestra Gianni Cenni ha presentato l'ex dirigente del comune Lorenzo Frasconi come candidato nella sua lista civica. Frasconi, che era forse il più grande oppositore al progetto del tunnel del soccorso. L'ex dirigente tecnico del comune di Prato, Lorenzo Frasconi, 72 anni, sarà con Gianni Cenni nella sfida elettorale di giugno per la conquista del comune di Prato da parte del centrodestra. Il suo ingresso nella lista del candidato sindaco è stata annunciata stamani da Cenni. Un appoggio, il suo, particolarmente significativo perché Frasconi è il principale oppositore tecnico del tunnel per raddoppiare il viale Leonardo da Vinci al soccorso. Un'opera che ha combattuto da dirigente comunale contrapponendo l'ipotesi viadotto con l'allora sindaco Roberto Cenni e poi da pensionato come libero cittadino presentando un'osservazione molto critica al procedimento ministeriale di via sul tunnel. Una posizione che gli ha attirato le ire del PD, ma non è questo il motivo che lo ha portato ad accettare la proposta di Gianni Cenni. Si è presentato come il sindaco del fare e non delle vuote parole. Questa per me è stata la molla. Ecco, in questi 10 anni di amministrazione Biffoni io non ho visto niente di significativo. Sul futuro del tunnel non si sbilancia, ma aggiunge. Ha un iter suo ormai da 10 anni, io a Biffoni gliel'avevo detto, si può fare tutto, ma farlo in tunnel rispetto che in sopraelevata è molto più complicato. La prima proposta elettorale di Gianni Cenni, che vede le competenze di Frasconi fare esordio pubblico, riguarda invece l'area dell'ex ospedale. Cenni contrappone al progetto di parco urbano di Biffoni quello di un parco didattico perché più adatto alle famiglie e al posto del padiglione la realizzazione della nuova sede della Polizia Municipale. Consentirebbe innanzitutto di risolvere un'annosa questione di spazi rispetto alle esigenze della Polizia Municipale e al tempo stesso di collocare un presidio all'interno del parco che per sua natura ovviamente farebbe da grande argine a potenziali situazioni di insicurezza che si potrebbero creare in un'area verde così ampia. Una mossa che permetterebbe anche di ampliare il Giovannini nell'attuale sede della Municipale sulla base di un nuovo accordo con la Regione. E proprio sul tunnel del soccorso il sindaco di Prato Matteo Biffoni è intervenuto durante la trasmissione Telegram. Sentiamo cosa ha detto. Qualche giorno prima di andare, cioè prima delle elezioni, io farò il resoconto di dove siamo. E sul sottopasso del soccorso ci si assume una responsabilità storica perché non è più in discussione il se. Non è più in discussione il come, non è più in discussione, è in discussione solamente il quando, perché come sapete tutte le opere pubbliche di questo paese hanno subito degli aumenti, tutte le opere pubbliche hanno avuto la necessità di rifinanziamento. Vi ricordate la polemica dei comuni dicendo ma scusa, che devo pagare io per i PNRR quei soldi in più che non ce li ho, cioè 70-80, perché l'acciaio, la benzina, bla bla bla, costa tutto in più. Tutto. Il punto è che quei soldi, ministro Salvini ha detto, bene, noi li rimettiamo, li diamo a ANAS, anche, non solo per il sottopasso e soccorso, ma per tante cose, e quindi poi si bandisce la gara.
bandita la gara, a casa mia dietro non si torna. Ci è voluto 10 anni, ci è voluto 10 anni e ce ne vorrà altri 3 o 4 per farli nel momento in cui si parte, perché fai la gara, gara europea, assegna i lavori, controlli i documenti, siano tutti in regola, parti o lavori, fallo effettivamente. Un paio di ricorsi al TAR, un bel lavoro. Spero di no. Spero di solito. Però, cioè, diciamo, ecco, vado per quindi, statistica. Diciamo, questo è il dato di fatto. Io su quello ho lavorato e su questo, diciamo, non credo ci sia discussione alcuna, si possono avere tutte le idee del mondo. Fra l'altro Frasconi aveva presentato un'osservazione a cui ANAS ha risposto, i tecnici ANAS hanno risposto. E andiamo ora a Terricciola, in provincia di Pisa, dove si è conclusa la telenovela intorno all'assessore Giulia Bandecchi, che torna a ricoprire il suo incarico. Un consiglio comunale straordinario per riassegnare la carica di assessore all'urbanistica di Terricciola a Giulia Bandecchi. È stato il sindaco a volerlo, Mirko Bini, suo compagno. Pochi giorni fa questo piccolo comune pisano è stato scosso da un'interrogazione di Francesco Michelotti. Per il deputato di Fratelli d'Italia, Bandecchi e Bini sono coniugi, da qui l'incompatibilità dei due ruoli, da sindaco e assessore. Una notizia poi smentita, un attacco fatto ad hoc in vista della campagna elettorale, dicono i diretti interessati, che sono solo conviventi, non sposati e che insieme hanno una figlia. Dunque, la norma parla di coniugi e affini. Ora, senza entrare troppo nel burocratese, perché non è nemmeno compito mio, c'è chi la guarda, i segretari comunali e chi di dovere, quindi noi non siamo né coniugi né affini, perché l'affine è riferita al coniuge, quindi noi andiamo avanti, altrimenti insomma, ci saremmo fermati anche noi prima per opportunità. Forse lo sbaglio è stato quello di fare sì che l'assessore si dimettesse, che non aveva motivo di dimettersi, potevamo risparmiare un po' di tempo in questa frangente di consiglio. Come mai la scelta di dimettersi? L'ho fatto d'impatto perché ho pensato che non volevo creare nessun problema all'ente, l'ente l'ho tutelato per tutti questi anni del mio incarico e quindi non volevo metterlo in difficoltà in quest'ultimo mese del mandato. Ha scritto anche una lettera alla Premier? Sì, l'ho scritta lunedì perché mi trovavo in una condizione che anche nella norma non viene poi affrontata nello specifico, pensando che questo caso potesse essere l'occasione per appunto puntualizzare questo tipo di ruolo, in modo che non si creassero più delle strumentalizzazioni prossimamente anche ad altre persone nella mia condizione. Tra l'altro in questi giorni, documentandomi, ho scoperto che c'è stato anche un caso come il nostro giù in provincia di Caserta, e anche loro, come noi, nello stato di convivenza con un figlio in comune, hanno svolto le loro cariche politiche senza nessun problema. Un caos che nella giornata di ieri sembra aver ritrovato un nuovo equilibrio. L'importante è che la norma fosse rispettata e si tornerà ad avere una giunta composta da 2 uomini e 2 donne, che è la cosa fondamentale per Terricciola. E a oltre 5 mesi dalla tragica alluvione che ha colpito i territori della Piana Fiorentina, a Campi Bisenzio, uno dei comuni più colpiti, i comitati si sono uniti per chiedere la messa in sicurezza del territorio, che non succeda mai più. Noi si chiede solo una cosa, che non risucceda più, perché qui è morto 3 persone e c'è un paese distrutto. È il grido di aiuto che arriva dagli alluvionati di Campi Bisenzio a oltre 5 mesi da quel tragico 2 novembre, quando abitazioni, attività e auto sono state invase e travolte dalla furia dell'acqua che ha rotto gli argini del Bisenzio, della Marina e della Marinella. Una vera tragedia su cui anche la Procura di Firenze, dopo quella di Prato, ha aperto un fascicolo per disastro colposo contro ignoti, sulla base anche della valanga di esposti presentati dai cittadini. Eppure la risposta delle istituzioni non sembra ancora adeguata alle proporzioni del danno causato. Gli argini, come si vede da queste immagini, sono ancora rattoppati con sacchi. Per questo oggi 3 comitati cittadini hanno deciso di unire le forze in un coordinamento unico. Più che i ristori, chiedono interventi immediati per mettere in salvaguardia il territorio e essere ai tavoli tecnici in cui si decidono le opere da realizzare. Una delegazione del coordinamento è stata invitata alla Protezione Civile regionale per essere aggiornata sugli interventi previsti il prossimo 28 marzo. Quando c'è l'allerta arancione, io passo la notte sull'argine a monitorare quello che succede, perché come potete vedere questi sacchi bianchi non danno la sicurezza.
Ci sono ancora circa 200 persone fuori casa, dormono da amici o parenti. Molti di loro avevano già subito l'alluvione del 1991. Il bis li ha stremati economicamente ed emotivamente. Mi dispiace, io sono ferma ancora, io aspetto che mi mandino anche qualcosa. Perché mi devo indebitare? Io non mi ha fatto nulla di male, io non mi ha giocato soldi ai casinò. Dove dorme? Ho la fortuna di avere degli amici che mi hanno offerto un tetto. Gli unici soldi che ho ricevuto sono le collette dei privati, dell'azienda che ha fatto una colletta tra colleghi ed ex colleghi. Perché ci sono persone che avevano venduto anche le mutande per comprare casa, erano entrati in casa da 15 giorni e hanno perso casa e lavoro perché le aziende dove lavoravano hanno avuto 3 metri d'acqua e hanno chiuso. E ora parliamo della Galleria degli Uffizi, perché stamani il direttore ha annunciato una serie di novità, tra le principali le aperture serali e la possibilità di acquistare i biglietti con il cellulare. Biglietto sul cellulare, ingressi serali pensati per i fiorentini, aperture speciali il lunedì. Sono queste le novità annunciate dal direttore degli Uffizi, Simone Verde, che entreranno in vigore nelle prossime settimane. Tutti i martedì, da fine marzo a dicembre, l'orario di apertura del museo si allungherà dalle 18.30 alle 21.30. Il lunedì, giorno ordinario di chiusura settimanale, Uffizi e Boboli saranno aperti nei giorni di Pasqua, il 24 giugno e il 30 dicembre. Visite serali ideate, spiega il direttore, per agevolare e incentivare in particolar modo i cittadini di Firenze a riappropriarsi e riscoprire il loro principale e più identitario museo. Inoltre, entro maggio entrerà in funzione il biglietto smaterializzato. Si potrà entrare in museo esibendo solo un codice con il cellulare che si riceve al momento della prenotazione. Un modo per fluidificare l'ingresso dei visitatori, andando a costituire il primo passo verso la liberazione del piazzale degli Uffizi da tutto ciò che lo ingombra. Servirà anche a monitorare meglio i tempi di visita e a fare una radiografia del turista tipico, utile per campagne pubblicitarie mirate. Appena aprirà il corridoio vasariano, le novità di accesso saranno estese anche a quello. La data auspicata da Eichschmidt era il 27 maggio. Ci sono alcuni ritardi nelle forniture a causa della congiuntura internazionale, ma il direttore resta fiducioso. Le aperture straordinarie di Uffizi e Boboli, a cui la direzione spera di aggiungere presto anche Palazzo Pitti, è resa possibile grazie all'accordo raggiunto con i lavoratori di Opera Laboratori. E non sarà più possibile tenere i cani legati alla catena in tutta la Toscana. È arrivato l'ok della regione al nuovo regolamento che estende a tutto l'anno quello che già valeva per i mesi estivi, quando gli animali erano a rischio in caso di incendi. Da oggi questa scena in Toscana non la vedremo mai più. La giunta regionale ha approvato in via definitiva il regolamento che vieta di tenere i cani legati alla catena, dopo il primo sì che c'era stato lo scorso dicembre, il successivo passaggio nella commissione del Consiglio regionale, preposta che si è espressa con parere favorevole. Il divieto ha valenza immediata. Varrà tutto l'anno, non solo d'estate come è stato nel 2023, quando tenere i cani legati alla catena fu proibito con ordinanza dal presidente Gianni, perché con il caldo e il pericolo di incendi gli animali rischiavano di morire. Con l'atto si modifica ora formalmente il regolamento del 2011, che ancora, benché via eccezionale, per un massimo di 6 ore al giorno e catene lunghe almeno 6 metri, prevedeva la possibilità di tenere un cane legato. Il fenomeno dei cani alla catena purtroppo è più diffuso di quanto si possa credere, e il precedente regolamento non definiva in modo puntuale in quali casi eccezionali un cane potesse essere tenuto in questa condizione, lasciando di fatto il tutto alla discrezionalità dei singoli. La Toscana segue così la strada già imboccata da Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Lazio, Campania, Abruzzo, Puglia e provincia di Trento. Hai dormito per 2 giorni. E nel mio letto. Non ci sono altre notizie, il telegiornale finisce qui. Io vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che alle 21 ci sarà Casa Viola, dedicata naturalmente a quella che è stata anche la notizia di apertura del nostro telegiornale, vale a dire la morte del direttore generale della Fiorentina, Gioe Barone. Alle 21.30 invece il film Ivanhoe.